now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. La mia permanenza nella Sampdoria rappresenta per me un momento della mia vita estremamente importante e pieno di felicità, non solo professionale ma anche umana, per l'affetto che ho potuto trovare tra tanti tifosi. Ricordo praticamente la serata della promozione dalla B alla A, che è un momento storico, perché quando si vince un campionato, evidentemente per un dirigente sportivo rappresenta un momento estremamente particolare e straordinario della propria esperienza lavorativa. Ma devo anche dire che accanto a quella serata, a quel momento, ci sono stati altri momenti nel corso di questi 6 anni che mi hanno dato felicità. Devo dire che, facendo un consuntivo, sono tantissimi momenti di gioia. Il patrimonio più importante credo che siano due. Uno direttamente all'interno della società, che secondo me è rappresentato dal settore giovanile, cioè dagli uomini del domani, ma speriamo anche dai calciatori della Sampdoria del domani. E quindi questo è un valore patrimoniale, sociale, di indiscusso riconoscenza. E poi ritengo anche che un patrimonio sia, che poi lo zoccolo duro del gioco del calcio, sia rappresentato dalla tifoseria, perché la tifoseria è il valore aggiunto di questa società, nel senso che attraverso l'affetto, la riconoscenza e direi l'incitamento che la tifoseria riesce a trasmettere, credo che si possano valorizzare al meglio le risorse che la stessa società Sampdoria ha al suo interno. Immagino una Sampdoria sulla falsariga di questa stagione, una squadra, una società che abbia al suo interno un grande senso di appartenenza e di legame verso questi colori, un grande senso di umiltà, ma l'umiltà non è sinonimo di arrendevolezza, ma è sinonimo invece di grande rispetto verso gli avversari, ma di consapevolezza anche di poter centrare degli obiettivi che magari all'inizio di stagione possono essere utopistici e quindi irrealizzabili. Noi siamo partiti con il dubbio che nel momento in cui è stato cambiato un progetto tecnico ci potessero essere delle difficoltà, queste difficoltà potevano assolutamente rendere più difficile il cammino. In realtà invece, dopo appunto un inizio così un po' incerto, abbiamo inanellato risultati direi estremamente soddisfacenti, ma non solo nel punteggio, nella classifica, ma anche proprio sul piano dell'emozione, del coinvolgimento della squadra e delle prestazioni. Per cui di domenica in domenica riusciamo a godere di questi momenti. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels. Il calcio, si sa che i dirigenti passano e le società rimangono. Questo è un po' un luogo comune, ma che poi rappresenta quello che è la storia della vita in generale, in particolare nel mondo dello sport. Per cui io mi auguro di lasciare dei buoni ricordi, non solo per quello che magari abbiamo raggiunto, ma per quello che io sono riuscito a trasmettere nell'ambito della mia professionalità e nell'ambito anche di quelli che sono i valori umani a cui credo e che soprattutto nell'ambito della crescita del settore giovanile e dei ragazzi io cerco di trasmettere quotidianamente. Sono poi i valori che sono cari anche al Presidente Garrone, che erano cari al Presidente Mantovani, per esempio è il torneo Ravano che sicuramente rappresenta il fiore all'occhiello della nostra Sampdoria, ma un momento in cui la Sampdoria si mette a disposizione degli uomini del domani per far sì che attraverso il gioco del calcio si possano inculcare loro dei valori che poi sono sfruttati anche nella vita al di là di quello che può essere il loro futuro. Si dice che la saggezza nasce dall'esperienza e l'esperienza nasce dalle cose sbagliate, quindi per essere esperti bisogna sbagliare. Io credo nella mia esperienza ormai trentennale, ho fatto tanti errori che però mi hanno portato oggi a essere un uomo esperto, un dirigente esperto, per cui mi auguro che nel futuro possa diventare ancora più esperto e quindi saggio.